Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars con un nuovo sneak peek. Eccolo qua, finalmente Miko, ragazzi. Oh, finalmente lo possiamo provare dopo averlo visto addirittura durante il cast delle finali mondiali, momento in cui è stato annunciato. Oggi ce l'abbiamo tra le mani, lo possiamo provare e lo vediamo in tutte le sue sfaccettature possibili e immaginabili. Prima di cominciare vi ricordo che sono già usciti due sneak peek, quello del bilanciamento, quello delle skin, ne usciranno altri. E quindi per rimanere aggiornati e non perdervi niente, l'unica soluzione è iscriversi al canale con la campanellina. Mi raccomando ragazzi, ci va un secondo, pigiate il tastino qua sotto insieme al like. Arriviamo almeno a 4k anche per questo sneak peek. Ragazzi, continuiamo perché stiamo andando come dei treni. Questo update vi sta piacendo un sacco ed è il degno update di fine anno. A proposito, grazie mille a tutti quanti per il supporto. Detto ciò, Miko, brawler mitico, che però sarà gratuito, vi ricordo, disponibile il 14 di dicembre con i freebies, i regali giornalieri che ci saranno durante i Brawlidays e le vacanze natalizie. È categorizzato come sicario, che in teoria ci sta perché in effetti jump addosso ai nemici. Va a concludere il trio di Lola e Grey, quindi il trio del Brawlywood, non del cinema, mi raccomando non confondiamo le due cose. La sua descrizione dice: Miko è il fonico, infatti quello che utilizza è un microfono, di Brawlywood, ma è così vanitoso che se la tira tanto quanto le star del cinema. È anche imprevedibile, irascibile e completamente privo di senso dell'umorismo. Ah, non ti conviene chiamarlo buffo. Ah, quindi ha una personalità molto particolare. Questo è il suo aspetto estetico, ragazzi, visto un po' a 360 gradi. Lo proviamo ovviamente per cominciare con la skin base. E vi inizio a parlare un pochettino di lui e delle sue statistiche. Gli HP sono 6000, quindi ha la vita di un Surge, letteralmente, ora che è stato buffato. La velocità di movimento è molto rapida, quindi oltre a jumpare, doggerà come un matto. Il suo attacco base si chiama microfono a braccio. Miko balza in avanti per una breve distanza e una volta atterrato causa danni ai nemici più vicini col suo microfono. 2180 di danno, è tanto ragazzi, portata normale, velocità di ricarica molto lenta, quindi sì, ha questo colpo molto forte che jumpa, ma non ha tanti colpi ragazzi. La sua super si chiama fuori campo. Miko balza così in alto da scomparire e diventare invulnerabile per un breve periodo, durante il quale è in grado di controllare il punto di atterraggio raggio e di danneggiare i nemici che si trovano nell'area in cui deciderà di piombare. 2380 di danno, durata del jump 6 secondi. Ricorda molto, ragazzi, Crow durante la beta. Ne avevo parlato tra l'altro in un video delle curiosità, andate a spulciare la serie delle curiosità di Brawler in beta, che tra l'altro poi più avanti riporteremo, ci sono altre curiosità che ho scovato in questi mesi. Cominciamo anche a vedere la sua prima abilità, che si chiama Urlo Assordante. Miko spacca i timpani dei nemici più vicini, causandoli 545 di danno, che non è molto, e rallenta gli altri nemici colpiti per 2 secondi. Ok, quindi slowa per essere precisi con questo gadget più che fare un vero e proprio danno. Poi abbiamo la super, mano lesta, lo so, non ha una grandissima descrizione, ma non è semplicemente ancora stata introdotta, ve la dico io. Ogni 5 secondi il successivo attacco base di Miko ruba munizioni ai nemici. Ecco la Brawl Svista che abbiamo messo anche in miniatura, ragazzi, l'altro giorno. Ed ecco cosa serve quella barra che si ricarica e che si è vista durante il Brawl Talk. Credo che questa Star Power sia molto importante, perché ovviamente, ragazzi, abbiamo visto che i suoi colpi sono molto lenti nel ricaricarsi, quindi insomma ci sta. Allora, vediamo un po'. Se facciamo un giampettino così, già riusciamo ad andare a colpire. Beh, gran lavoro, possiamo fare una hit e poi tornare. Ok, con la seconda non ho hittato, però mi sono completamente difeso. Vediamo se jumpo su questo robot e poi faccio un auto aim, se mi jumpa sul medesimo robot o mi passa all'altro. Vediamo un po', faccio così, no, jumpa sempre sullo stesso. Ok, faccio anche il quarto colpo e il quinto colpo con i quali mi carico la super. Quindi ci vanno 5 colpi per caricarsi la super. Con un jump, colpendo un nemico, vediamo un po' quanto mi ricarico. Attenzione, boom, eccolo qui. Mi carico un terzo della ulti, quindi faccio 1, 2 e terzo colpo se non sbaglio. No, ce ne va comunque un quarto. Quindi la super mi fa risparmiare un colpo. Però è ovvio che con un range come quello che avete visto, ragazzi, posso andare a colpire. Vediamo se arrivo a colpire i robottini. Eh beh, caspita. Caspita. Ragazzi, mi sono fatto praticamente tutta la mappa. Cioè, ma voi immaginatevelo in gem grab. Prende le gemme, jumpa via
E in 6 secondi ha tutto il tempo di tornare giù, ragazzi. Ma sta roba qua è tanto, bro, che ne... Mi sono fatto tutta la mappa, eh. Ok, vediamo anche al volo il gadgettino. Lo provo in mezzo a questi. What? Ho fatto 1635 su un solo robottino, però. Scusate, fatemi stare un po' più lontano. Vediamo così. Ah, ho capito. Spara una sorta di colpo, effettivamente. Ah, ok, quindi ho fatto 1600 perché l'ho concentrato su uno solo. Ho capito. Più che altro, avendo una ricarica molto lenta sui colpi base, poter infliggere magari un 1600 quando sei addosso a un avversario può fare la differenza tra una kill e no. Ma passiamo oltre, vediamo anche il resto del setup. Abbiamo scarpe con le molle. Il primo salto di Miko successivo all'attivazione del gadget copre una distanza del 34% più lunga. Ah, quindi abbiamo il jump allungato con questo. Molto interessante. Vediamo anche la seconda star power. E primate da record. Miko infligge il 100% di danni in più ai bersagli che non sono brawler. Quindi è tipo un pet counter, un brawler da haste. Questa cosa qua è particolarissima, non l'ho mai vista da nessun'altra parte. Può andare bene per le modalità speciali con i robot, cioè può andare bene anche nel campo di prova in realtà. Andiamolo subito a vedere. Nel frattempo comincio anche a shoppare la sua prima skin, quella col baffo, ragazzi. Monsieur Miko. Andiamo a shoppare, eccolo qua, top. Tra l'altro, che cavolo di microfono ha? Scusate, non ho capito bene. Fatemi vedere il microfono. È un... Ma che diavolo è? Ma cos'è quella roba? Sono delle baguette, tipo, cosa? Oh, vabbè, ok. Vabbè, colgo l'occasione anche per farvi vedere un po' di setup. Allora, questi sono i suoi spray. C'è quello dell'hypercharge, c'è quello della skin. Che skin è questa? Quella Grinch, ipotizzo. E poi c'è quella della skin da 300 gemme che vediamo poi dopo. Per adesso parto con questo spray. Mentre a livello di reazioni, vabbè ragazzi, ne abbiamo da vendere. Ve le faccio vedere direttamente tutte.你孙外公在此，你没听过？齐天大圣，这点疼痛算什么？呸！孩儿们，美猴王来了，我若成魔，佛待我！俺老孙去也！哈哈，吃俺老孙一棒！ Cioè, ma che figata, certe sono in giapponese, in cinese, cosa... Cioè, sono doppiate in un'altra lingua. Allora, a questo punto lo utilizzo nuovamente in campo di prova, però appunto per questa star power, poi lo andiamo a vedere anche in haste. Allora, utilizzo il gadget e ragazzi, caspita, il jump diventa molto più lungo, guardate che differenza. Vediamo ancora il colpo sul robot, fa 4360 ragazzi, cioè è devastante sta cosa, fa un botto di danno in più. Ma se io faccio così e poi utilizzo il gadget, ah ok, mi si allunga proprio la gittata. Allora vi devo dire, non vorrei dire una cavolata, ma secondo me a livello di gadget c'è già una chiara differenza. Il primo gadget, ragazzi, secondo me è migliore, perché quel colpetto in più si sente, la ricarica dei colpi è lenta. Allora, proviamo a attivare l'hyper, proviamo a attivare il jump, ok? Però io ho già capito che c'è una fregatura, perché se io adesso jumpo da qua, dovrei fare, vediamo un po' di danno, un 4760. Ma se io jumpo adesso, mentre sono in aria, posso usare l'hyper? No, non puoi usarlo mentre sei in volo, ok. E quindi la fregatura qual è, ragazzi? Beh, è semplice, che quando io utilizzo l'hyper, se decido di jumpare, faccio così, ragazzi, e tempo che atterro, l'hyper mi è bello che finito. Cioè, l'hyper mi è bello che finito, ragazzi, e faccio 4760, ma comunque in realtà ho stunnato. Quindi, aspetta, no, l'effetto dell'hyper comunque è rimasto. Però io posso usare praticamente l'hyper per un solo jump. Quindi allora la cosa migliore da fare probabilmente è utilizzare l'hyper, ok? Quando l'hyper sta per finire, ok? Facciamo un jumpettino, ok? E in teoria, anche se l'hyper è finito già da un po', dovrei stunnare ancora. E...
mi sembra di aver stunnato sto giro. Oddio, è molto strana sta cosa, perché la ulti dura più dell'hyper. Allora, cominciamo a definire un po' un best setup, ragazzi. Io direi sicuramente primo gadget. Come primo gear io ci vedo assolutamente lo scudo, perché ragazzi ha un po' poca vita, in effetti è vero. Come secondo gear andiamo a togliere sicuramente la super vista, perché non ha senso su un brawler fisico. Potrebbe starci il danno, potrebbe essere molto interessante, ma anche la speed. Io per ora ci vedo danno scudo, che è sempre un grande classico, soprattutto in questo caso. Però immancabile lo scudo. Il danno ancora si può sostituire, ma lo scudo è veramente immancabile. Tengo ancora un attimo la seconda star. Vi faccio vedere l'hyper, che è un 20-25-25. Inizio a prendere la seconda skin, che sarà la skin di Miko Guastafeste. Guardate, c'ha un avatar speciale e il pin speciale. Si può prendere con 149 gemme o 5000 bling. È una skin targata Inverno Tetro, quindi è della vecchia collezione addirittura questa skin. E bellissimi anche i cosmetici. Li andiamo subito a selezionare. Vi ricordo che questa skin uscirà nel periodo natalizio, quindi dopo la metà di dicembre, poco dopo l'update, ragazzi. Non c'è una data precisa. Giusto per la cronaca, tutte le animazioni di sconfitta ve le faccio vedere alla fine. Adesso, prima di buttarci in partita, vi faccio vedere ancora una cosa molto interessante, ovvero la maestria. Questa è la sua maestria, ragazzi. Ok, molto interessante. L'avatar è una banana gigante che sta facendo tipo un urlo, ok? E la sua maestria si conclude con questo titolo, che è "Che ci trovi di buffo". Vabbè, molto bella come maestria, mi piace un sacco. Allora, lo vado a provare in haste, in un classicone santuario, ragazzi, perché banalmente può essere un lane destro per via della sua abilità, ragazzi. Questa è già subito una roba molto particolare. Non so perché stanno venendo tutti quanti a destra. Io sono l'unico in teoria che può passare. Vabbè, va bene. Faccio anche un saltino così, doggio il colpo, bene. Adesso io comincio a saltare qua. E oh mio Dio, quanto danno sto facendo con gli attacchi base. Ah, ok, ci metto un po' a caricarmi i colpi. Quindi attenzione. Però voglio dire, faccio una robetta del genere, cioè parliamone. Tra l'altro qua, se utilizzavo il gear, cioè il gadget, facevo la kill. Io faccio un giampino così tattico. Ma guarda che botte, che pianto. Tra l'altro posso fare anche un bel doppio danno. Raga, ma fa veramente veramente male, cioè. E soprattutto se mi carico la super. Guardate che i miei compagni non stanno facendo moltissimo. Però se mi carico la super posso fare un bel giampino come si deve. Bellissima l'animazione quando fa il giampino. E quando atterro i colpi me li sono ricaricati? Sì, mi sono ricaricato tutti i colpi mentre ero in aria. Vabbè, lasciamo perdere che ho perso contro i bot. I miei compagni non facevano letteralmente niente. Tra l'altro ci spoileriamo l'animazione di sconfitta senza neanche volerlo. Ma va bene, nulla di che, come tutte le animazioni di sconfitta di questo update, stradeludenti. Oh raga, devo essere oggettivo, sono deludenti. Io ho visto update con animazioni sconfitta bellissime. Secondo me è veramente un haste brawler pazzesco, comunque sia. Andiamo avanti perché c'è ancora altra roba da vedere. Io non so sinceramente quale delle due star power scegliere. Secondo me la prima è molto più skillata, però a sto punto la differenza si ha in base alla modalità, ragazzi. Se si è in una haste non puoi non mettere questa star power, è troppo forte. Vediamo al volo l'ultimissima skin, che è quella da 300 gemme, doppiata tra l'altro in giapponese, in cinese, ripeto non so che lingua è, quindi non voglio dire cavolate. Ispirata probabilmente a Dragon Ball. Sì, le reference ci sono tutte, ragazzi. Bellissimo. 300 gemme. Regà, ste schiena 300 gemme comincio a diventare tantine. Insomma, è bella per carità. Cosmetici, sono tanta roba. Anche l'avatar, vabbè, c'è poco da dire. Andiamola a selezionare con la nuvola speedy, vabbè, ciao. Tra l'altro personalizzandolo, ragazzi, ho notato un po' di cose. Uno, l'avatar bellissimo con l'hypercharge, ragazzi. E due, i titoli. I titoli che si sbloccano masterando sono dorati. I titoli che si sbloccano col pass plus sono tipo questa sorta di arcobaleno. E guarda che bello è il drago dorato su questa skin, ci sta un botto. Vabbè dai, complichiamoci un po' la vita e l'ultima prova la facciamo in una 5v5, ragazzi. Vabbè, qua
e ci sarà da impazzire. Siamo in una Brawl Ball 5v5. Vi comincio ad anticipare, come avrete capito, l'argomento di uno dei prossimi video, ragazzi, tanta robetta. Posso fare anche una cosettina così. Vediamo un attimo. Eh no, mi ha subito sciolto. Però pensavo posso jumpare sulla palla in teoria. Ma guarda che bella che è la 5v5. È la primissima partita che faccio, è giusto per la cronaca, perché in realtà l'ho voluta. Ma guarda che jump che fa! Dicevo, l'ho voluta provare, ragazzi. E vediamo un attimino cosa riesco a combinare qui. Vado a togliere la torretta. Caspita, però in effetti è lentino, eh. È lentino sui colpi. E in 5v5 soprattutto si è in tantissimi, ragazzi. Ok, faccio un bel giampone. Oddio, che bella la ulti! L'animazione della ulti. Ma qua si è buggato questo Mr. P. Si è leggermente buggato. Proprio leggermente. Ragazzi, primo feeling con le 5v5. Comunque divertentissime. Non divertenti, divertentissime. Mi piacciono un sacco. Ci hanno fatto pure gol. Mannaggia la miseria. Andiamoci a fare subito un delirio qua. Ok. C'è un tiro libero. Guardalo lì. Zaccate. Primo gol in 5v5. Tanta robetta. Ma poi guarda come doggia con i colpi. Ma è una roba devastante. Faccio un bel giampino. Ad esempio adesso mi ha stunnato, mi ha bloccato il jump il primo. E io ho bisogno di qualche secondo per jumpare. Adesso mi ha fatto l'animazione, ma in realtà ero morto. Vabbè, ci facciamo un mega pareggione. Comunque skin bellissima. Il setup ve lo confermo assolutamente. Bella anche la schermata finale, giustamente con 5 brawler per parte. La sono riusciti a incastrare anche bene. Come brawler, ragazzi, io dico quello che dico sempre, ma perché è la pura semplice verità. Brawl ogni volta mi sorprende con delle dinamiche sempre più belle. Complimenti. Se sulle skin critiche ne posso fare, sui brawler, ragazzi, cioè, sanno fare veramente il loro lavoro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Credo e spero di avervi mostrato tutto. E no, quasi mi stavo dimenticando dell'animazione della sconfitta skin base che... Oh, finalmente una bella animazione. Questa è una grande animazione. L'animazione del Grinch, ragazzi, ve la faccio rivedere. Ma, per carità, abbiamo visto di peggio, ma è più bella quella base. È più bella quella base. Adesso vediamo l'animazione anche di quella da 300 gemme, ragazzi. Se... No, dai, no, non è possibile. Non è possibile, ragazzi. Secondo me le miglioreranno. Cioè, questa proprio non è un'animazione. È un frame dove c'è lui dietro arrabbiato che sta lì. Ok, ma questa non è un'animazione da 300 gemme. E io rimango sulla mia teoria. Secondo me questo Brawl Talk è stato veramente troppo impegnativo anche per il team di Brawl. E hanno dovuto tagliare qualcosa sulle animazioni di sconfitta, che in effetti sono un dettaglio. Però, raga, spendiamo dei soldi per le skin. Vogliamo ovviamente delle skin fatte come si deve. La skin base è un'animazione più bella della skin da 300 gemme. Quella del 29 ovviamente non ve la mostro perché non ha animazioni, riprende quella base. Quindi per assurdo anche la skin da 29 gemme ha un'animazione più bella. Ad ogni modo, ribadisco, il brawler mi è piaciuto un sacco. Noi ci becchiamo alla prossima. Un salutone, ciao belli.